Carissimi bambini, voi non lo sapevate, ma il 15 febbraio è la giornata mondiale per la lotta contro il cancro infantile. Ve l'ha detto la maestra? Ma che cosa sono questi melograni qua? Li avete realizzati voi oggi? Bravissimi! Allora, l'idea sarebbe questa. Incollateli, cioè non devono essere così, ma devono essere, poi li dovrete incollare e poi l'idea sarebbe quella di appenderli, anche se adesso il nostro melograno, a dire la verità, è un po' bassino, piccolino, ecco. Però voi iniziate a incollarli, poi vedremo magari di fare un melograno di carta, di cartone nel... Metterli dove c'è? Uno pseudo gancino, benissimo. Perché avete fatto un lavoro bellissimo, tra l'altro siete stati molto bravi perché avete fatto il melograno con, diciamo, appunto, la melagrana, insomma, con la corteccia rossa, con i semini rossi, ma con una parte gialla dentro che raccoglie i semini, quindi siete anche dei grandi osservatori. I semini sono pieni di succo. Perché sennò non aveva il gusto del melograno. Esatto. Allora, ascoltate. Non so se voi sapete il significato che ha, per esempio, nell'iconografia il melograno. Oh mamma, il preside ha detto una parola un po' difficile, iconografia. Allora, adesso ve lo spiego. Sono andato a vedere dei palazzi stupendi, se non sbaglio proprio dei Gonzaga, se non sbaglio. Adesso, insomma... Carlo lo sa. Tu lo sai, Carlo? Hai visto dei disegni, dei dipinti? No, l'ha scritto la frasetta sul dietro di me. Sì, cos'è scritto sulla frasetta, Carlo? Il melograno simbolo di resurrezione e buona sorte. È simbolo di tantissime cose, di resurrezione, come ha detto lui, di buona sorte. È simbolo di fecondità, perché quanti sono? Anche di amicizia e di unione, bravissimo. Incominciamo con la fecondità. Perché nel melograno quanti grani ci sono dentro? Un sacco, tantissimi. Ce ne saranno Boh, 100, 80, 100, bravissima. 1000, infiniti. vabbè, insomma, adesso non però sono tanti. E quindi questo è un simbolo di grande fecondità. Ragazzi, il melograno indica quindi che la vita continua, ecco il discorso che facevate della resurrezione, indica che, come dire, noi, poi soprattutto quello che stavate dicendo, siamo uniti gli uni agli altri, perché questi grani hanno questa caratteristica, che sono uniti gli uni agli altri. Perché vuol dire che Sì? tutti noi siamo uniti perché siamo amici. Esatto, tutti noi siamo uniti perché siamo amici. Ecco il motivo per cui il melograno è diventato il simbolo della giornata mondiale della lotta contro il cancro infantile. Proprio perché dobbiamo essere uniti per lottare contro il cancro infantile. Purtroppo di leucemia, una volta che un bambino si ammalava, si moriva e morivano tutti i bambini. Oggi come oggi c'è la possibilità di curare anche questa malattia così grave. Noi dobbiamo ringraziare tutti i medici e anche le associazioni, come l'associazione dei genitori, degli amici dei bambini affetti da leucemia, AGAL di Pavia, che addirittura ha regalato alla nostra scuola questo melograno, questa pianta di melograno, che poi sarà piantumata nei prossimi giorni. Mi piacerebbe moltissimo comunque che quando fosse piantumata si richiamassero nuovamente le classi seconde. Perché voglio che vedano anche, perché c'è anche un aspetto green in questa nostra giornata e commemorazione di oggi. Dicevamo quindi ringraziamo queste associazioni perché fanno tanta sensibilizzazione, perché anche si possono raccogliere fondi per aumentare la ricerca, perché sempre più bambini possono essere curati di questa malattia. Ma io adesso voglio lasciare la parola appunto ai referenti dell'AGAL di Pavia. Ciao a tutti. Dunque, noi siamo un'associazione di genitori e amici del bambino leucemico.
abbiamo la sede a Pavia presso il Policlinico e ospitiamo nelle nostre case i bambini che sono venuti a farsi curare al Policlinico di Pavia. Ci sono bambini come voi che sono purtroppo ammalati, hanno bisogno di tante cure e noi li ospitiamo quando devono farsi curare presso il Policlinico. Arrivano un po' da tutto il mondo, da tutta Italia e da altri paesi del mondo. Purtroppo in tanti altri paesi non hanno le cure adatte per essere guariti. E allora cosa fanno? Devono spostarsi con le famiglie, venire in Italia, restare qui per tanto tempo, perché la malattia purtroppo richiede tanto tempo per essere curati. E fortunatamente guariscono tutti. Questo perché? Perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante. Ha trovato dei medicinali che aiutano i bambini a guarire. Dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone, soprattutto i politici e le grandi case farmaceutiche, a continuare nella ricerca per trovare sempre maggiori cure e più adatte per i bambini. Il melograno è il simbolo di questi bambini. Cioè, il momento in cui il melograno perde le foglie, i bambini purtroppo i capelli. Però poi c'è anche il simbolo di risorgimento, cioè a primavera il melograno rimette le foglie e i bambini a loro volta guariscono pian piano e possono tornare con le loro famiglie nei loro paesi di origine. La nostra associazione si impegna da 42 anni quest'anno ad ospitare questi bambini. Per cui noi siamo... Quello che facciamo lo facciamo a titolo di volontariato, ospitiamo a titolo totalmente gratuito tutti i bambini e le famiglie che arrivano. Abbiamo la possibilità di ospitare 13 famiglie contemporaneamente, per cui per noi è un onere abbastanza impegnativo. Non so che dire, noi purtroppo dobbiamo chiedere a tutti di sostenerci sia economicamente che con qualsiasi attività come questa che state facendo adesso per farci conoscere. Il nostro scopo è farci conoscere la più gente possibile in modo che qualcuno ci sostenga nelle nostre attività. Ma la viene svolta in tutta Italia, in tante scuole come questa, ma anche in tutto il mondo. E in questa occasione si difende il diritto alla salute dei bambini più piccoli. Ecco perché è importante stare tutti insieme come sono i semini del melograno, in modo che tutti insieme veramente si possa avere un futuro migliore, migliore per chi si ammala, ma anche per chi non si ammala, più sicuro per tutti, un mondo migliore.